Professore, invece parliamo del Green Pass, no? Secondo lei il Green Pass è uno strumento ancora necessario? In molti cominciano a dire, molti suoi colleghi, sicuramente il professor Bassetti l'ha detto ultimamente, insomma, che in effetti in una condizione come questa, come ha detto lei, col massimo della anche ieri devo dire Crisanti, massimo della protezione, nel senso che moltissimi vaccinati, ahimè moltissimi contagiati con Omicron, non è più il momento di avere questo Green Pass che ci complica la vita. Senta, a me me la complica poco, sono sincera, lo faccio vedere, sono infatti, felice e contento. Senta Mirta, mi scappa da ridere perché ormai le domande sono sempre le stesse, la mascherina, il Green Pass, e stamattina, mi perdoni, me l'hanno fatta già in 4-5. Io ritengo che anche il Green Pass sia uno strumento, sia stato lo strumento dei governi che non hanno avuto il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale. Ed è uno strumento che in questo momento, secondo me, garantisce alla grande le persone che hanno fatto tutto quello che dovevano fare e che non hanno nessun problema, come lei, ad esibire il Green Pass. Se l'Europa sta dicendo, non è che l'Europa dica sempre cose giuste, per carità, per definizione, nessuno per definizione dice sempre cose giuste, ma se l'Europa sta dicendo che vuole mantenere il Green Pass fino addirittura alla fine dell'anno, forse esagera, ma prima di smantellare uno strumento che alla fine dei conti proprio abbia funzionato e che oltretutto tutela la grandissima maggioranza delle persone che hanno fatto tutto quello che dovevano fare, beh, io ci penserei un attimo. Perlomeno non lo farei nell'immediato, questo è quello. Senta, che professor Galli, parliamo un secondo. Se poi qualcuno vuol fare l'uscita politica brillante, si domandi se proprio tutta la popolazione è d'accordo a togliere uno strumento di tutela. Altro è il discorso delle persone che hanno paura a muoversi di casa, perché comunque molti si sono messi in auto lockdown perché abbiamo avuto una quantità enorme di infezioni da Omicron. Questa cosa sta calando, con le debite precauzioni uscire di casa tra l'altro, scusi, io ho capito che questa storia di Omicron, che certamente è stata di una contagiosità mostruosa, proprio credo forse il virus più contagioso della storia, mi dicono, però ha in qualche modo veramente endemizzato un po' il virus, non è il più contagioso, ce ne sono di più contagiosi? Ma sì, il morbillo ha una capacità di insomma, fa 16, ogni persona che ha un morbillo ne può fare 16 altre, insomma. Questo Omicron è ancora molto più basso, anche se comunque si arrangia bene anche lui, voglio dire. No? Scusi, ma lei ci crede a questa idea che Omicron in qualche modo endemizza un po' questo virus, lo rende ormai sempre meno pericoloso? Le foche, Omicron ha dato un booster pesante a milioni di italiani e probabilmente a più di 1 miliardo di persone nel mondo. Non ho fatto bene i conti, ma tantissima gente si è presa questa infezione anche da vaccinata, per esempio inclusi, o se l'è presa anche da guarita da altre varianti. E questa è un'eccezione a quella che non dico che sia una regola, ma nei guariti dalle altre varianti era abbastanza raro trovare reinfezioni, mentre qui Omicron è proprio impazzito, come se fosse un virus diverso che ha reinfettato anche molti di quelli che erano guariti dalle altre varianti. Certamente aumentando in questo momento il numero delle persone immuni da Omicron, se non altro. Ecco, quindi Senta, da questo punto di vista arriviamo a un altro punto che meglio